una parabola di battaglia, in cui Gesù ha l'audacia di denunciare che pregare può essere pericoloso, può perfino separarci da Dio, renderci atei, adoratori di un idolo. Il fariseo prega, ma come rivolto a se stesso? Dice letteralmente il testo, conosce le regole, inizia con le parole giuste, «Oh Dio, ti ringrazio», ma poi sbaglia tutto. Non benedice Dio per le sue opere, ma si vanta delle proprie. Io prego, io digiuno, io pago, io sono un giusto. Per l'anima bella del fariseo, Dio in fondo non fa niente se non un lavoro da burocrate, da notaio. Regista, prende nota e approva. Un muto specchio su cui far rimbalzare la propria arroganza spirituale. Io non sono come gli altri, tutti ladri, corrotti, adulteri, e neppure come questo pubblicano, io sono molto meglio. Offende il mondo nel mentre stesso che crede di pregare. Non si può pregare e disprezzare, benedire il padre e maledire, dire male dei suoi figli, lodare Dio e accusare i fratelli. Quella preghiera ci farebbe tornare a casa con un peccato in più, anzi, confermati e legittimati nel nostro cuore e occhio malati. Invece il pubblicano, grumo di un'umanità curva in fondo al tempio, fermatosi a distanza, si batteva al petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Una piccola parola cambia tutto e rende vera la preghiera del pubblicano. Tu, Signore, tu abbi pietà. La parabola ci mostra la grammatica della preghiera. Le regole sono semplici e valgono per tutti. Sono le regole della vita. La prima, se metti al centro l'io, nessuna relazione funziona. Non nella coppia, non con i figli o con gli amici, tantomeno con Dio. Il nostro vivere e il nostro pregare avanzano sulla stessa strada profonda, la ricerca mai arresa di qualcuno, un amore, un sogno, un Dio, così importante che il tu viene prima dell'io. La seconda regola. Si prega non per ricevere, ma per essere trasformati. Il fariseo non vuole cambiare. Non ne ha bisogno. Lui è tutto a posto. Sono gli altri sbagliati. E forse un po' anche Dio. Il pubblicano invece non è contento della sua vita e spera e vorrebbe riuscire a cambiarla. Magari domani, magari solo un pochino alla volta. E diventa supplica con tutto se stesso, mettendo in campo corpo, cuore, mani e voce. Batte le mani sul cuore e ne fa uscire parole di supplica verso il Dio del cielo. Il pubblicano tornò a casa perdonato, non perché più onesto o più umile del fariseo. Dio non si merita neppure con l'umiltà, ma perché si apre, come una porta che si socchiude al sole, come una vela che si inarca al vento. A Dio che entra in lui, con la sua misericordia, questa straordinaria debolezza di Dio, che è la sua unica onnipotenza.